Buonasera a tutti, abbiamo con noi oggi Marco Petti di Benessere Molise, che da qualche tempo si propone di diffondere la cultura di una nuova concezione di fare edilizia utilizzando biomattoni, un materiale innovativo composto da canapa e calce, con vantaggi sia ecologici che economici, nonché di comfort abitativo. Marco, ci sapresti spiegare velocemente che cos'è la bioedilizia? E perché ha preso piede, prende sempre più piede in questo periodo. Ma la bioedilizia di per sé non è altro che una rivisitazione in un'ottica di green economy. Prende sempre più piede perché è sempre più funzionale, perché ci si rende conto che è sempre più funzionale. Cos'è un biomattone? Un biomattone o natural beton, appunto, è un composto di calce e canapa. È un prodotto che nasce da Equilibrium come azienda leader in Italia, nasce nel 2011 ed è un prodotto che offre varie soluzioni da coibentazione a muratura a nuovo, sempre mediante una miscelazione di canapa e calce in diverse densità, quindi per diverse soluzioni. Che vantaggi ecologici ha questo biomattone? Perché va molto, lo spingete molto? Perché il biomattone ha vantaggi su ogni fronte, ha vantaggio sul settore di isolamento termico, piuttosto che l'inerzia, piuttosto che la traspirabilità dello stesso, piuttosto che la durevolezza, piuttosto che l'ecocompatibilità di questo, ma soprattutto è la capacità di contrastare i cambiamenti climatici. All'atto pratico noi con 1 metro cubo di natural beton riusciamo a catturare fino a 60 kg di CO2 nell'aria, che viene imprigionato e catturato in quella che sarà poi la muratura fino a fine vita. E questi risultati interessanti in termini di isolamento termico e di traspirazione vengono offerti esclusivamente dalla canapa o miscelando appunto calce e questa particolare biomassa, oppure ci sono altri risultati con altri tipi di piante o altri No, assolutamente, è una peculiarità della struttura della canapa. La canapa, se la andiamo a vedere al microscopio, è formata da tanti microcanali, da tanti microalveoli, possiamo dire, i quali favoriscono proprio la traspirazione dell'umidità e la calce, che è un minerale naturale che abbonda in Italia ed è a basso consumo e dispendio di energia per produrlo, sanifica questa umidità, questo ossigeno che respira attraverso il composito di canapa e calce. Possiamo dire che si crea una terza pelle o un polmone che umidifica e quando manca l'umidità in casa e deumidifica quando ce n'è in quindi avremo eccesso. una casa attiva, È una casa diciamo, viva. viva, È di più fatto attiva. viva perché rimane sempre la mancanza appunto di condensazione all'interno di questa, fa sì che sia viva per sempre, che non abbia mai problemi Ascolta, tu mi dicevi strutturali. che un biomattone poi può essere, diciamo, riciclato Fino a fine vita. fino a fine vita e impatto ambientale zero perché viene Esattamente. biodegradabile Esattamente. e può essere segato con una È leggerissimo. È leggerissimo, cioè il appunto la muro si può leggerezza. rompere tranquillamente e si può riutilizzare lo stesso muro Sì, è quando mi tutto quando raccontavi. riciclate. Noi andiamo, si va a frantumare, si va a rimpassare con acqua e calce e riabbiamo lo stesso prodotto precedente, quindi possiamo All'infinito. riadoperarlo. Esatto, arriviamo allo stato attuale a un rapporto di 5 a 1, cioè 5 parti di calce, cioè 4 a 1, chiedo scusa, 4 parti di calce e una di canapa per il termointonaco antimuffa. Sì. Poi Equilibrium ovviamente quotidianamente si sviluppano Studia nuove. nuove cose. E i vantaggi economici di una casa costruita con un biomattone, con come l'avevi chiamato, il Natural beton, che è la natural base del beton? biomattone. I vantaggi sono due, sono da vedere sotto due punti di vista.
Uno è il vantaggio di per sé nella costruzione ex novo. Mi spiego meglio. Al rapporto due case allo stesso pari valore energetico, consumo energetico, esempio A più, la differenza fra la costruzione in muratura tradizionale e quella in canapa e calce offre dal 10 al 20% di risparmio già nella costruzione stessa, per non parlare poi del risparmio che si va a avere nel costo di realizzazione della progettazione. E poi i vantaggi appunto di risparmio energetico come consumo abitativo, cioè i riscaldamenti piuttosto che i condizionamenti. Ma se non sbaglio, non sei costretto per forza a comprare il biomattone, puoi anche fartelo tu. Potenzialmente puoi farlo tu, con il natural beton si può lavorare direttamente a muro, togliendo le tavole che vengono messe, riempendo a riempimento. Rimane lì su come fosse un unico grande biomattone volendo. Il biomattone come formula è in base alle esigenze. Il natural beton ha una versatilità che è molto interessante per questo. In base alle necessità del cliente si può trovare la soluzione migliore per adattare alla sua situazione di cantiere, diciamo, se è una Sì. casa nuova o una casa già abitata, Ok, ascolta, o addirittura a proiezione, spruzzando il prodotto. sì. Spruzzando il natural beton si riescono a coprire ovviamente grandissime pareti in pochissimo tempo e già con spessori, vogliamo dire, se si fa una casa con uno spessore già di 30 cm di parete già si ha grandi vantaggi E su. dal punto di vista della sicurezza, questo biomattone, che posso dire, eventualmente si causasse un incendio, No, che tipo di problemi avremmo con la è canapa e col... assolutamente ignifugo perché c'è la calce, ovviamente, e la calce fa sì che non E bruci. questi residui che sono questa canapa La canapa interna triturata, non brucia nel non... momento in cui è compattata con la La calce. calce, perché appunto non. Quindi non avremo nessun problema di questo Assolutamente, la incendio. calce è un prodotto che veniva usato da sempre, lo abbiamo negli edifici storici da sempre, la calce minerale è ignifuga. E quindi un'altra domanda che voglio farti, potenzialmente È questo fonoassorbente, bio. la leggerezza della canapa, del trucciolo del canapulo, fa sì che sia fonoassorbente. Ok, cosa intendi per fonoassorbente? Cioè che isola a livello Acustico, acustico, ah, esattamente. quindi può essere utilizzato non solo per una casa, anche per uno Si ottengono, studio di si hanno per l'appunto i registrazione, vantaggi ecologici cinema, diciamo. sono molteplici. Appunto, diciamo che i vantaggi ecologici sono molteplici perché si hanno vantaggi da più fronti, ecco, appunto acustico piuttosto che Isola. la riciclabilità Per fino a farci le fine discoteche, vita. probabilmente. Ascolta un attimo, volevo domandarti, potenzialmente quindi un biomattone, un prodotto a chilometro zero, nel senso che se noi avessimo la possibilità di avere delle concessioni riguardo alla produzione di canapa sul posto. Non c'è bisogno di concessioni per la coltivazione di canapa. Per la coltivazione di canapa bisogna prendere il seme adatto, idoneo, che deve essere inferiore allo 0,2 di THC e deve essere semplicemente fatta una denuncia al posto di Il vigilanza più THC principio vicino. attivo Esattamente, della esattamente. canapa che sarebbe illegale dal punto di vista del tabellino delle sostanze stupefatte. Esattamente, Ok, sì. Sì, e quindi potenzialmente diciamo questo biomattone è a chilometro zero qualora si potesse coltivare in allora, Molise la situazione attuale in o in qualsiasi Italia, altro la posto. situazione attuale in Italia ha portato di Equilibrium, ovviamente lavora sul suo territorio che è la Lombardia e tiene su il chilometro zero in modo funzionale, che è quello che è da riproporsi qui in Molise praticamente. Di fatto
alla situazione attuale, l'anno scorso si è rimasti addirittura senza canapa e c'è stata una richiesta di prodotto dell'800% a salire, quindi possiamo dire che da 15 ettari di canapa quest'anno ci sono coltivati 150 ettari di canapa in Sì, se Italia. non sbaglio sentivo un'intervista e dicevano che addirittura il primo anno hanno dovuto fare richiesta all'estero Esattamente, per soddisfare, esattamente. quindi è in continua È funzionale, funzionale c'è sempre più perché domanda su c'è sempre più questo. domanda perché si sente il vantaggio sulla propria pelle, appunto. Non a caso Equilibrium dice è una terza pelle, è come avere una terza pelle. Lo è effettivamente, Cosa è ne... materia viva che automaticamente I fa la sua funzione. costruttori diciamo che ancora non sono informati, ancora non magari non immaginano questo biomattone. Cosa ne pensano? Se lo hai proposto magari a qualcuno, qualche costruttore, hanno titubanze, A si livello fanno coinvolgere. nazionale, architetti sono molto interessati in virtù del fatto che la bioedilizia è l'unico settore dell'edilizia che sta lavorando, che resiste alla crisi attuale e di conseguenza tutti tendono ad aggiornarsi. Certo, uscire dalla muratura convenzionale non è un approccio facile perché è un professionista. All'inizio, però, viene accolta a braccia aperte perché è a vantaggio di tutti, di chi la lavora e di chi l'utilizzatore finale, si direbbe oggi. Quindi mi stai dicendo che sulla base di queste esperienze, diciamo, della bioedilizia, neoedilizia e quindi biomattone, si può affrontare anche una crisi dal punto di vista del settore dell'edilizia. Ci Dell'edilizia e sono non solo, vantaggi? perché la canapa è un settore fermo agli anni 50, in Italia dove eravamo i primi produttori al Leader? mondo dopo la Russia. Sì. In Esattamente. quantità, in qualità sentivo che però Se, siamo i primi, siamo stati eravamo i primi in i qualità. primi. Esattamente. Quindi riportare le coltivazioni di canapa. Voi per il recupero dello CO2 e voi per tutto il lavoro che è rimasto fermo dietro agli anni 50 con tutto quello che è accaduto, insomma, con tutte le accuse che ha ricevuto la canapa. Per spingere il petrolio, penso, probabilmente, ma potrebbe Ci essere. sono, ci sono, ci sono tante, 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 tante Quindi, versioni. diciamo, per concludere, più che bioedilizia, parliamo di una neoedilizia, Si c'è cioè un valore abbraccia un aggiunto concetto alla. di sviluppo del lavoro, di tutto quello che c'è intorno alla canapa. Ogni forma lavorativa proposta dalla canapa. La canapa no, noi usiamo la parte legnosa, il canapulo, però c'è la fibra, però c'è la foglia, però c'è la radice e intorno ci si può sviluppare quant'altro si voglia. Sì, E un non qualsiasi so. settore, non solo dell'edilizia, quindi anche alimentare, Esattamente, tessile. esattamente. Equilibrium si sta già evolvendo anche alla nutraceutica, alla cosmetica e quant'altro. Ovviamente la bioedilizia, torna a dire, come realtà Sì, un settore. economica funzionante in espansione, ovviamente è una rete calce e canapa, perché è funzionale la canapa. Magari faremo un'altra intervista per scoprire questa nutraceutica e questo oli essenziali che vengono prodotti. Intanto ti ringraziamo per quello che ci hai detto, non abbiamo dimenticato nulla. Forse qualcosa sarà saltato sicuramente. Vabbè, magari in un'altra occasione continuiamo. Avremo modo di approfondire con più calma, sì. Grazie mille. Grazie a voi.